Buonasera a tutti. Come avete visto nell'introduzione, la storia del San Paolo è legata indissolubilmente alla storia del quartiere dove nasce un quartiere portuale di Amburgo. Ovviamente i tifosi sono parte integrante dell'associazionismo sportivo e questa sera ne parliamo con due ospiti collegati dalla Germania. Uno è Massimo Finizio, il direttore di tuttosanpaoli.com. E Stefano Severi dalla redazione di tuttosanpaoli.com. Buonasera a tutti voi. Sì, salve, salve, buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera anche da Stefano Severi. Dunque, siamo alla seconda puntata di questo percorso che ci vedrà insieme per tutto marzo, dove cerchiamo di approfondire il modello associazionismo tedesco. La settimana scorsa abbiamo fatto un cappello introduttivo e questa settimana alcuni elementi di dibattito sono emersi. Il primo è la tradizione legata la, tra la tradizione legata a tutta la storia del San Paolo. Il secondo invece è un po' come dire il modello organizzativo come dire dal basso, per utilizzare un'espressione troppo malodata. Circa il primo argomento, volevo subito chiedere a Massimo. Massimo, riprendiamo, come dire, la tradizione, il qui ed ora legato a un momento legato nel passato. Cosa ci puoi dire di più della storia del San Paolo da questo punto di vista? Sì, abbiamo già visto l'altra volta un pochettino le situazioni in generale del San Paolo. E tutte le associazioni sportive in Germania hanno un filo logico, un filo storico soprattutto, da quale poi parte la tradizione. E il San Paolo nasce come associazione ginnica a metà dell'Ottocento e in quel periodo si era già creata una grossa associazione. Di base popolare nel quartiere appunto popolare e più antico della città, quello che poi è diventato storicamente il centro, il fulcro attuale della città, e da qui si sviluppavano le attività ginniche dell'epoca. Abbiamo anche un documento storico di quel periodo dove Ecco, prego la regia, intanto di farlo vedere, grazie. esattamente, questo qui è un documento ripreso dalla fine dell'Ottocento, datato però 901, dove appunto vediamo come il Hamburger Turnverein era esistente e logicamente partiva da questo punto di vista l'aggregazione. Questo secondo dettaglio. Se noi andiamo a vedere, sulla sinistra c'è il Der Turnrat, cioè il consiglio dell'associazione, mentre sulla parte destra andiamo a vedere il Finanzausschuss. Cosa significa commissione finanza, responsabile economico? Ma immaginiamoci noi di tornare di 120-130 anni indietro nella storia. Queste due funzioni, queste due situazioni esistono ancora oggi. Per cui questa qui è la base storiografica, è la base cronologica e quindi anche della tradizione che tutti quanti i club tedeschi hanno, e da qui nasce anche questa tradizione, la tradizione di portare avanti un'associazione ed è praticamente rimasta in pratica la stessa, Quindi cambiando Massimo, le situazioni, logicamente sviluppandosi negli anni, però. È questo qui il primo dato storico che noi dobbiamo pensare. esatto, quindi in questo senso, se capiamo bene, giusto per raccontare a chi ci sta seguendo, allora intorno al 1800 si creano delle associazioni sportive che sono, come dire, che fanno pratica sportiva nelle varie discipline e in questo senso quella struttura che ha 150 anni, una genesi da 150 anni, è attualmente quella presente oggi, con le migliorie ovviamente dei 150 anni, ma la base è questa. Volevo chiederti, studiando un po', io ho trovato un articolo che mette in correlazione il praticare lo sport in Germania col fatto che nella parte ex comunista c'era, come dire, era un settore sociale. Da questo punto di vista, come dire,
anche quella parte lì è legata all'associazionismo del 1800 o, come dire, era soltanto propaganda? Beh, stiamo parlando di Germania dell'Est. Sì, stiamo parlando di Germania dell'Est. Beh, allora, prima di arrivare alla Germania dell'Est, si è partiti da quel fatto storico. Quindi andiamo a vedere 1820, 1850, in teoria non esisteva in quel periodo né l'Italia né la Germania. Ma invece esistevano le associazioni. Addirittura le associazioni si raggruppavano anche in maniera internazionale e prendevano soprattutto la parte nord europea con grandissime associazioni. Questo qui dal punto di vista, diciamo, prettamente storico. Le prime associazioni addirittura sono retrodatate al 1820-1830 ed erano le prime, diciamo, dopolavori nel periodo industriale. Appunto, l'industrializzazione portava a una grandissima mercificazione del datore di lavoro, però aveva già previsto, o comunque sia, si pensava di portare lo sport e fare l'attività ginnica dell'epoca e quindi dare, diciamo, uno sfogo anche atletico, sportivo, a tutti quanti i lavoratori. Da qui nascono i dopolavori, che poi mano a mano diventano anche associazioni sportive, specialmente nel nord Europa, ma anche da noi in Italia. E guarda caso, la più grande città storicamente sportiva è proprio la città di Torino. Voi siete del Toro e quindi lo ricordiamo. È proprio perché anche l'industrializzazione, che poi prese e partì anche da Torino, portò queste aggregazioni sportive. Dal punto di vista invece storico, appunto, tedesco, la pratica sportiva che tu dicevi viene fatta fin dall'inizio. Più avanti si è creata invece anche una ulteriore pratica, parte, diciamo, facendo parte all'associazione sportiva, quella dei soci passivi, che non fanno prettamente pratica sportiva, ma tutto parte proprio dal voler praticare lo sport, ed è questo qui è rimasto, ed è questa qui la cosa preponderante e più forte nell'associazionismo tedesco. Prima di affrontare un attimino la parte organizzativa, un po' più con Stefano, un'ulteriore domanda: questo modello quanto ha presa nella Germania? Nel senso, la volta scorsa abbiamo detto che ci sono esempi dappertutto, no? Lo Schalke 04 è la rappresentazione della comunità. Ho dimenticato una parte della tua, che tu avevi chiesto della Germania dell'Est, e me ne scuso. No, giustamente, ero partito dal periodo storico. Questo qui diventa poi particolarmente preso dalla parte dell'ex Germania dell'Est, quindi dalla TDR, viene sviluppato, guarda caso, ritornando indietro agli albori della tradizione sportiva, perché la maggior parte delle associazioni sportive in Germania, della Germania dell'Est, erano dopolavori, e tutte le società sportive sono volute restare con quella denominazione, con quella storicità, anche quando c'è stata la caduta del muro. E tantissime associazioni che abbiamo intervistato anche noi, ex Germania dell'Est, abbiamo fatto i nostri articoli specialmente su Schwerin, su Magdeburgo, sulla Dinamo Dresda su Aue, e tutte dopo la caduta del muro hanno detto: ma perché entrare in una capitalizzazione, diciamola così, banale di una SPA? Noi vogliamo ritornare agli albori della storia tedesca, dell'aggregazione tedesca, e tutte quante sono ritornate come erano prima, diciamo, lasciando il dopolavoro che era prettamente statale della Germania dell'Est e rientrando nell'associazionismo classico, diciamo, del secolo precedente. E si sono sviluppate, vincendo tra l'altro una squadra che abbiamo intervistato noi di pallavolo di Schwerin, addirittura la Coppa dei Campioni, pallavolo, ma tantissime altre hanno tantissime punte di diamante, chiamiamole così, campioni del mondo del ciclismo, campioni nella scherma, in tutte quante le attività sportive. Quello che, lo vedremo dopo, manca da noi in Italia. Quello che volevo, abbiamo detto l'altra volta, diciamo, le associazioni hanno preso sul territorio perché raggruppano tutte le discipline praticate, quindi una sorta di probabilmente la potremmo raccontare come polisportiva,
ma che ha dei valori condivisi con tutte le sezioni che frequentano la disciplina sportiva. In questo senso volevo chiedere a Stefano, che è un po' il tecnico della situazione, quel modello organizzativo che abbiamo visto del 1800, come è mutato fino ad arrivare ad oggi? Intanto, come modello organizzativo si direbbe, ecco. Dunque, come è mutato sostanzialmente possiamo dire che siamo ancora a quell'idea lì, l'idea centrale dell'aggregazione della multisport, dell'aggregazione dei cittadini, di avvicinare i Stefano, cittadini di abbiamo un varie problema col espressioni. microfono, si sente male. Riusciresti a metterlo un po' meglio, per cortesia? Questo è il bello della diretta, mi sentite ancora Esatto. male? Perfetto, così è meglio, sicuramente. Ok, stavo dicendo, il concetto di base rimane quello originario, quello di creare aggregazione, un concetto che va in direzione contraria allo sport di elite, come poi possiamo avere in Italia. La differenziazione c'è stata, come ha spiegato Massimo, nella Germania Est, quando si era più su una base del dopolavoro, quando diciamo le associazioni venivano associate alle grosse industrie o ai ministeri, quindi parliamo del tractor sharing, parliamo delle varie dinamo che erano le squadre associate al Ministero dell'Interno, un po' in tutto il blocco est, eccetera. Finito questo legame, a volte si è conservato il nome, però è rimasto lo spirito associazionistico e polisportivo. Questa è la struttura di base, l'idea di base è rimasta quella. E possiamo dire che un po' tutta la Germania mantiene una peculiarità organizzativa che accomuna, diciamo, quasi tutte le associazioni, la stragrande maggioranza delle associazioni. E per questo parliamo anche di democrazia dello sport, democrazia partecipativa, perché magari più avanti andremo a vedere gli organi del San Paoli, che poi sono gli stessi comuni a tante altre associazioni. Si tratta di un processo codificato con regole molto chiare, trasparenti e comuni a tutta la Germania. Tant'è che, ricordiamolo, nella maggior parte degli sport, l'essere un'associazione è quella che noi in latino potremmo dire conditio sine qua non, cioè è necessaria l'iscrizione al registro, quindi presentare uno statuto per codificare l'associazione con tutti i meccanismi di garanzia. Ok, allora Ci sono in questo senso sempre le. volevo fare una domanda a Massimo, poi dopo passiamo direttamente al modello organizzativo. Visto che tu sei un po' l'anima storica, questo modello no, è soltanto presente in Germania, dove abbiamo detto prima, o è presente anche, come dire, cioè è presente soltanto ad Amburgo o è presente in tutta la Germania e forse Sei mutatis mutandis da qualche altra parte, diciamo? cattivo, ma io ti conosco e hai fatto una domanda molto tendenziosa, perché tu sai la risposta e noi rispondiamo agli Prepariamo apposta. ascoltatori. E guarda, io ti la butto proprio, la metto in caciara. Ieri è passata una squadra in Coppa dei Campioni, ha eliminato l'Ajax. Hanno fatto un derby delle associazioni sportive mondiali. Fantastico. Il Benfica è la seconda associazione sportiva più grande al mondo dopo il grande Bayern, ma il secondo è il Benfica, che noi abbiamo descritto, intervistato, abbiamo un rapporto molto buono, sia perché ad Amburgo c'è una grossa comunità di tifosi del Benfica e di praticanti iscritti e soci al Benfica, anche perché il Benfica giustamente la riteniamo un altro di quei modelli, con tutte le pecche che possono avere le persone che possono lavorare, ogni tanto fare qualche errore, ma questo qui È umano. no, è umano. Per cui ti ho risposto, abbiamo fatto anche tantissimi report su squadre danesi, stesso modello, lo stesso Ajax, logicamente è un'associazione sportiva, tieni conto che in Olanda copiano il modello tedesco tale e quale, ma anche a livello governativo. Quando c'è il governo tedesco e dice A, il giorno dopo gli olandesi li vanno appresso e dicono A. E questo qui è una mentalità un pochettino, diciamo, da copiare, di andare dietro, diciamo,
la grande organizzazione tedesca. Ma poi andiamo a vedere il Palmeiras, che abbiamo fatto report anche noi. Sono tutte quante associazioni sportive in Brasile, in Cile, in Argentina. Il Platense, molto amico del San Paoli, tra l'altro ha gli stessi colori del San Paoli a Buenos Aires. E quindi è questo il modello da proporre, da portare avanti, e noi stiamo cercando, grazie anche a voi, grazie a te, grazie a Davide, soprattutto a Carmelo, di dare la possibilità di spiegare agli italiani, a tutti quanti gli sportivi, di come dovrebbe essere il modello anche in Italia, che abbiamo dimenticato da circa 30 anni. Quindi il modello partecipativo è i soci sono attori in prima persona della gestione della società sportiva, che questa abbia più di una disciplina o più discipline, e l'evento principale è la partita della domenica. In questo senso, Stefano, ti volevo dire brevemente dove i soci sono parte attiva nella gestione organizzativa. Nella l'assemblea principe, l'agorà o il Parlamento è l'assemblea generale, si riunisce una volta all'anno in seduta plenaria e elegge tutte le cariche, ed è una elezione, le cariche amministrative, quindi il cosiddetto consiglio di amministrazione, l'Aufsichtsrat, la presidenza o i presidenti, i provveditori e tutte le varie commissioni, dietro candidatura e approvazione della candidatura, perché anche per essere candidati bisogna avere un curriculum limpido, immacolato, quindi forse ancora più condizioni più stringenti che delle nostre elezioni politiche. È successo di recente che i nostri cugini di Amburgo rifiutassero una candidatura alla presidenza di una persona non che aveva in passato assunto, Massimo ride, posizioni in contrasto al principio dell'associazionismo. Magari è un aneddoto che lascio a Massimo dopo. E queste assemblee sono qualcosa che in Italia non possiamo immaginare, perché parliamo di migliaia di persone che votano con le schede. Forse penso potremmo, esatto, anche far vedere il modello di una scheda. Il presidente, il Rummenig di turno al Bayern Monaco, i dirigenti che vanno fino a notte fonda a discutere con le migliaia di persone. A volte in epoca pre-corona si affittavano interi palazzetti dello sport, e a volte non bastavano anche delle stanze vicine per contenere decine di migliaia di persone in presenza. Quindi è un esercizio di democrazia ben oliato, che in Italia facciamo fatica a immaginare, a concepire. Massimo, in questo senso ti volevo fare una domanda. Maurizio, un attimo, ricordo il record mondiale di presenze ad una assemblea generale di un'associazione sportiva, e purtroppo dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. E purtroppo i cugini innobilabili di Amburgo, della città, quindi l'altra parte dell'Elba, hanno il record mondiale di presenza, non hanno affittato il Palazzo dello Sport. Quante persone, Massimo? 65.000 in presenza, aventi diritto al voto, ma ce n'erano circa 70.000 presenti. Quindi capite un pochettino, per due giorni allo stadio, logicamente sul prato, sulle tribune, su tutti i piloni, dove c'era un posto, facevano entrare persone per un'assemblea che è stata fatta 6 o 7 anni fa, 8 anni fa, adesso non ricordo bene la data. Ma Massimo, però parliamo di curiosità, la curiosità è tanta. Allora, tu, nessuno, noi diciamo, insomma, tu sei stato facente parte, insomma, di questi organi del San Paolo. La domanda che ti faccio è: qual è la competenza distintiva di una persona che si candida in un'assemblea per rappresentare San Paolo nella propria gestione? Quando io arrivai qui, purtroppo non conoscevo bene il tedesco, fu un piccolo problema. Però sapevano perché io ero, diciamo, sanpaoliano, i rapporti con il San Paolo erano da metà degli anni 80,
Logicamente all'epoca, non essendoci né le mail né i telefonini, era un rapporto epistolare che poi divenne piano piano anche in presenza, perché spesso venivo qui a San Paoli o a vedere le partite o a conoscere meglio la situazione e conoscere le persone. E poi la situazione è andata sempre più avanti, per cui le candidature vengono seguite anche da determinate situazioni di particolarità, affinità a determinate situazioni. Per quanto riguarda la presidenza, bisogna avere, diciamo, delle determinate caratteristiche. Per esempio, che sono pochi, cioè, Rummenigge, che in Italia è conosciuto per essere stato un giocatore, ma non è conosciuta tutta la sua storia post calcio. Certo. Che caratteristiche ha per essere presidente del Bayern? Lasciamo il post perché l'hanno, tra virgolette, mandato via. Questa qui è una cosa che non è uscita molto bene in Italia. È stato mandato via perché non pensava più di seguire il modello tedesco. Questa qui è una cosa. Voglio dire, mentre Capello, per dire, mi viene in mente uno che è finito la carriera di giocatore, si è messo a studiare. Rummenigge, come dire, e poi è diventato un grande allenatore. Rummenigge, quale competenza ha sviluppato per diventare presidente del Bayern? La presenza aggregativa. Lui poi, tra l'altro, non era il presidente del Bayern, era responsabile del consiglio di amministrazione, chiamato tutto quanto, però tutti quanti lo chiamavano presidente, anche se non lo era, ma sono piccole situazioni. Volevo spiegare, per esempio, che nel consiglio di amministrazione in genere ci sono 5 persone. Il consiglio di amministrazione, quindi veniamo nel dettaglio tecnico, il consiglio di amministrazione è quel gruppo votato dall'assemblea generale che poi, in un'assemblea seguente, presenterà eventuali nomi papabili alla presidenza. Ma la presidenza, infatti noi utilizziamo sempre presidenza plurale, perché non c'è un presidente votato, ma c'è un collegio di presidenti che sono in genere da 5 o a 7, dipende dallo statuto e dipende dall'associazione. E in genere o si mettono da parte, d'accordo prima, i futuri papabili alla presidenza, oppure ci si mette d'accordo con il candidato, diciamo, numero uno, e gli altri sono i secondi o vicepresidenti, che diventano appunto 4 vicepresidenti. Il San Paoli ha 5 presidenti, sono 2 donne, perché poi è entrato giustamente la partecipazione femminile, quindi si è voluto aggiungere un'ulteriore donna l'ultima assemblea di luglio scorso, e ognuno ha un, e quindi rispondo, segue una peculiarità. C'è l'avvocato per quanto riguarda la parte giuridica, l'economo per quanto riguarda la parte economa, la parte sportiva, la parte associativa, la parte femminile, e quindi si va avanti su queste situazioni, per cui i candidati devono rispondere a queste esperienze. Lasciando perdere Rummenigge, che era logicamente una persona che ha vissuto soltanto al Bayern Monaco, piccola parentesi in Italia, ma a parte questo aveva dentro questa presenza e esperienza associativa, che perfetto, l'ha perso un pochettino ultimamente, e voleva portare un pochettino il modello italiano e l'hanno mandato via. Vabbè, ma questo poi magari lo vedremo poi più avanti nelle puntate del mese. Allora, intanto chiedo alla regia di mandare il contributo dove si parla, esatto, questo qui, e quindi volevo confrontare un attimino con Stefano, se ci aiuti a capire di cosa si parla dell'assemblea a questo punto. Sì, certo. Io il tedesco non lo so, quindi mi affido alla traduzione, tipo il punto 2, che cos'è? Sono il richiamo dei Versammlungsleiter, sono quelli che conducono l'assemblea. Prima Eröffnung, l'apertura e i saluti, poi il Berufung, sì, la chiamata di quelli che conducono. Poi la chiusura del protocollo dell'assemblea del 2020, l'elezione appunto della vicepresidente donna, Erungen, non me lo ricordo di cosa si sia parlato al punto, sì, 5, sono, e poi sono tutte le premiazioni per i soci che hanno i soci degli anni, giusto. E poi ci sono delle antraghe, delle applicazioni
modifiche, possiamo dire, allo statuto, alle frasi o Quindi speciali diciamo, e ricette varie Stefano, eventuali. come dire, è proprio un'assemblea di una società, al di là che sia, come dire, si parla di sport, ma è, come dire, è costitutiva di un'assemblea con tutti i riferimenti da questo punto di vista. Sì, certo, Addirittura questa con delle qui innovazioni, perché il contributo successivo era la scheda di votazione, addirittura col Q-code, esattamente. nel 2020, questo del 2021, penso, non mi ricordo se era ancora se è stata fatta online, No, perché siamo in epoca corona, Massimo, che questa non me dici? la ricordo. No, no, eravamo dentro lo stadio, c'erano circa dentro lo stadio del San Paolo, quindi immaginatevi voi allo stadio del Grande Torino, allo stadio Olimpico, Certo. al San Paolo di Napoli, fare un'assemblea con migliaia di persone. A sinistra appunto il documento dell'assemblea, poi quel documento sono circa 20-30 pagine dove poi viene inserito anche il bilancio consuntivo, il preventivo dell'anno seguente e tante altre documentazioni che l'assemblea dovrà poi andare a sostenere, a discutere, approvare o non approvare durante l'assemblea. A sinistra e a destra abbiamo le fasi elettorali. Mancano il numero uno, numero due, perché quella lì in teoria è la mia, quella che ho utilizzato io, e la numero uno, due, giustamente sono andata a votare, perché si può alzare per diciamo, alzata di scheda durante l'assemblea, però ci sono anche richieste ogni tanto delle votazioni, diciamo, a livello segreto. E infatti la numero uno e la numero due è stata richiesta, diciamo, non ad alzata di mano. Ma siamo andati lì dando nel bussolotto durante l'assemblea e abbiamo messo sì o no, ya online, che avete visto. E quindi Quindi fu stiamo parlando di un'assemblea regolare. In questo momento, nel momento in cui andiamo a votare, noi esprimiamo la nostra volontà, la nostra partecipazione. E questa qui dal punto di vista giuridico ed è mondiale. È la massima espressione della democrazia di partecipazione popolare. Solo qui la vediamo, non Quindi, nell'SPA. Sto no, è facendo chiaro, Massimo. chiaro. Quindi, in sintesi, immaginiamo chi ci sta seguendo. Lo sportivo, il ciclista della sezione del San Paolo del ciclismo, amatoriale o professionista, può partecipare in questo tipo di assemblea, discutere, dire la propria, e quindi la partecipazione è diretta nella gestione organizzativa. In questo senso chiedo a Stefano, queste assemblee, comunque questo modello organizzativo, come dire, ha dei meccanismi di controllo o ha dei meccanismi di controllo o ci sono esterni o è tutto interno? Quindi in questo senso ci sono, gli anticorpi sono all'interno dell'organizzazione, quindi soltanto chi sposa i famosi valori ne può partecipare. Sì, i meccanismi sono prevalentemente interni perché appunto, come dicevo, ci sono i probiviri e poi c'è il consiglio di amministrazione che viene eletto ad anni alterni rispetto a quello della presidenza, quindi ha il controllo delle candidature, e poi i probiviri hanno la supervisione sull'attività, il comportamento anche dei singoli soci. Se un socio a qualsiasi livello dovesse anche un semplice socio passivo esporre un pensiero in chiaro contrasto col pensiero dell'associazione, può venire espulso. Questo capita a volte quando ci sono casi di razzismo, cose del genere, o di militanza politica, di vicinanza politica a certi partiti anche in Germania, non ben visti, ma non da San Paolo, da qualsiasi associazione. E il controllo è di questo tipo, e poi dopo diciamo che questa assemblea è quella generale dell'associazione San Paolo. Poi l'associazione è divisa in Abteilung, in divisioni, in dipartimenti, appunto. Cioè, la più famosa è quella del calcio maschile, poi c'è il calcio a sette, il calcio amatoriale, femminile, ping pong, triathlon. E ogni Abteilung, ogni divisione ha a sua volta più o meno gli stessi meccanismi in piccolo, quindi anche lì ha un presidente, ha un economo, un tesoriere,
ai consigli di amministrazione e alle proprie assemblee che replicano nella stessa struttura quello che è in grande, perché anche ogni struttura, ogni Abteilung deve tenere fede ai valori dell'associazione. Io, per esempio, faccio parte, forse qui si vede, dell'associazione di qua, Triathlon, Massimo è quella dei AFM, dei soci passivi, e tutti si comunque accomunano nell'assemblea generale, quella di cui abbiamo visto l'assemblea prima. In questo senso, Stefano, ti volevo chiedere, abbiamo detto che lo sport è un valore sociale fondamentalmente, qual è il tipo di organizzazione e struttura in collaborazione con l'apparato statale che le associazioni sportive che diffonde, che fanno praticare lo sport hanno? Da questo punto di vista, qual è il collante tra esemplifichiamo il Ministero dello Sport e comunque il governo e le associazioni sportive che calano nel territorio lo sport praticato? Allora, quando parliamo di San Paolo o di Amburgo, parliamo sempre di una realtà pioniera, spesso si parla di modello San Paolo. In questo caso, e per la seconda volta, ahimè, Massimo, diciamo che rendiamo omaggio anche ai nostri cugini. Una prima base fu una pietra miliare negli anni '80, quando in Inghilterra, ad esempio, c'era il problema degli hooligans, che c'erano le grandi tragedie. Fu fatta dalla città di Amburgo, dall'assessorato allo sport e ai giovani, che ebbero l'idea pionieristica di promuovere questo dipartimento, questo Abteilung, questo centro che si chiama Fanladen, che è una specie di fan club o centro coordinamento, che ha il compito di raccogliere i tifosi, in questo caso parliamo per esempio, perché è l'esempio più eclatante, del calcio, e strutturarli verso un certo tipo di sport e di attività anche sociali. Quindi si è riusciti ad Amburgo, prima con il cosiddetto SV Amburgo, poi San Paolo ovviamente l'ha adottato e l'ha ampliato, a recepire la forza dei tifosi all'interno di questa struttura e promuovere di volta in volta iniziative sia sociali che di tifo, che poi hanno fatto la scuola in tutta la Germania. Teniamo sempre presente che la Germania è una repubblica federale, Amburgo è una città-stato, quindi ogni land, ogni regione ha la propria storia. Però io, se dovessi fare un esempio, direi che quello del Fanladen è l'esempio più calzante di cooperazione tra istituzioni e associazioni, ma Massimo ne può citare altri dei vari Abteilung, dei vari dipartimenti a livello dettagliato. Ecco, in questo senso, Massimo, anche qui questa organizzazione collante fra l'associazione sportiva che fa praticare lo sport e lo Stato, e le persone che ne fanno parte, che caratteristiche hanno? Diciamo che innanzitutto colludono e sono tifosi, prima di tutto. No, ma non esiste una collaborazione, e sono 200 anni che praticamente pratica, non c'è più da parlare di collaborazione, perché magari si sono inventati un qualche cosa. Sono 200 anni che collaborano, 200 anni che esistono le associazioni sportive, e questa pratica, tant'è vero, ho difficoltà di spiegare agli italiani e in Italia di questa collaborazione, di questa partecipazione, perché più è tradizionale, più è radicata nel tessuto sociale, è più difficile da farlo spiegare dagli stessi tedeschi. E tant'è vero, spesso vengono le televisioni in Germania che raccontano dei club e pensano che siano delle società per azioni, senza sapere, perché non vanno a vedere qual è la tradizione sportiva, che sono associazioni che collaborano con le istituzioni, con i governi. E questa qui è la cosa particolare, la collaborazione con l'università, il tessuto sociale con le varie altre associazioni, con l'assessorato, con il comune, con la regione. Sono situazioni che ormai sono talmente oliate che vanno da sé per sé, e questo è il discorso difficile da farlo capire in Italia e ripartire
dopo averlo interrotto 30-40 anni fa. Ma quindi questo, il Fanlan, quindi diciamo questo coordinamento è un organismo a sé rispetto all'associazione sportiva o è un organismo che dipende da Guarda, qualcuno? Stefano, Questo non capisco. la settimana prossima avremo ospite il responsabile del Felladen, quindi già diamo una notizia così, In siamo anteprima. ben invitati e ne parleremo lì. Fa parte del, come ha detto giustamente Stefano, dell'assessorato allo sport, quindi lo dice tutto. È un, tra virgolette, un dirigente del San Paoli nella misura in cui loro parlano e organizzano per il coordinamento. Tu, voi immaginatevi in Italia il coordinamento dell'Atalanta, no? Gli atalantini vengono spesso qui, che vanno a parlare con l'assessorato allo sport di Bergamo. È da farlo capire che questa qui deve essere, secondo noi, il futuro e la partecipazione. Logicamente l'assessorato allo sport di Bergamo, che parla poi con la regione Lombardia e va avanti in questo discorso. Ma tutto parte da un discorso organizzativo, sociale e culturale che vedremo giustamente nella prossima puntata. Quindi per chiudere le ultime due domande, a questo punto Stefano, quanto è efficace questo modello, modello organizzativo nella pratica sportiva? Qua, come dire, il singolo praticante quanto è coinvolto nel praticare di più, diversamente meglio rispetto proprio perché se ne sente parte? Questo è un po' il fulcro centrale, la base di tutto. L'associazionismo rende protagonisti, l'associazionismo fa sentire parte di una comunità, quindi non solo spettatori, invoglia alla partecipazione sia attiva a livello di sport che passiva, quando si dice passiva è sempre riferito allo sport, ma a livello organizzativo. Quindi col nome dell'associazione, che può essere San Paoli da noi, può essere lo Schalke dai minatori della Ruhr o tanti altri esempi, ci si sente parte di una comunità, si allarga il discorso e quando si è parte di una comunità si porta avanti il nome e si tende ad allargare. L'efficacia del modello è diciamo, confermata dai dati, perché i casi, per esempio, di insolvenza o di bancarotta in Germania sono una cosa davvero rarissima e il calcio tedesco è sopravvissuto molto molto bene, molto meglio anche agli anni di pandemia. Lo stesso San Paoli, che pure è stato in crisi, essendo un'associazione, ha avuto diritto ai fondi della pandemia in quanto associazione per tutelare i dipendenti. In Italia leggevo oggi che con l'introduzione del parametro sulla liquidità, addirittura ci sono tre club che rischierebbero di non iscriversi, quindi per dire com'è malato il calcio italiano rispetto a quello tedesco, dove di questi problemi non ce ne sono. Questo è merito della struttura dell'associazionismo. Qui dei Girardi, dei Tanzi non ce ne sono, o comunque sono molto limitati e vengono presto espulsi. Grazie Stefano. L'ultima domanda per Massimo. Allora, abbiamo detto che il modello è partecipativo dal basso, è efficace, ma a questo punto dove può arrivare questo modello? E dove può arrivare in Italia? Diciamo intanto dove ha radicato? In Italia poi parleremo nell'ultima puntata degli esperimenti dal basso, sicuramente, però. Stefano diceva appunto, parlava, ha preso un lapsus, parlava soltanto di calcio. I fondi sono stati dati all'associazione in quanto associazioni e quindi anche agli altri gruppi e facenti parte de delle associazioni sportive, e quindi erano dati anche ai gruppi sportivi di atletica leggera, pallavolo e pallacanestro. Perché? Perché sono associazioni sportive. E quindi vediamo alle Olimpiadi chi ha vinto le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, quarti posti, quinti posti, sono arrivati il Bayer Leverkusen. Voi lo conoscete come grandissima squadra di Coppa dei Campioni, che poi praticamente non vince mai nulla né in Germania né in Europa. Però vince le medaglie alle Olimpiadi, ai campionati europei, ha una delle più grossi gruppi sportivi di atletica leggera della Germania. E il Wolfsburg, che voi l'avete visto ogni tanto in Coppa dei Campioni, ha vinto uno scudetto, diciamo,
fortunatamente, anche se c'aveva una bella squadra, comunque lì, ma tutti quanti in Italia, specialmente i mass media italiani, non sanno che prendono e vincono le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo alle Olimpiadi. Per esempio, la squadra di Serie B, ultima che nessuno conosce, ha vinto le medaglie d'oro, o Serie B tedesca, le medaglie d'oro nello slittino, adesso alle Olimpiadi invernali, di sci alpino, perché c'è il gruppo sportivo dello sci che è fortissimo. Ma è questo, quindi immaginatevi voi del Torino di avere, a parte che le Olimpiadi Alcestrelle ci sono state, ma avere una grossissima parte sportiva dove c'è il bob, la scherma, l'atletica leggera e questo allargamento di base, quello che manca, la base praticata, la base sportiva, il vestirsi con i colori sociali, questa è la partecipazione. Infine andare allo stadio del Torino, di votare il presidente, qualsiasi esso sia, e potrebbe essere, come è stato Rummenigge, anche restare lo stesso presidente di oggi, oppure per la Roma, per la Lazio, per tutte le squadre. Questa è la partecipazione che viene a mancare, e soprattutto mancano poi le medaglie olimpiche, la partecipazione di pratica sportiva. Lo abbiamo detto. Modello, Massimo, come ultima battuta, poi dobbiamo chiudere. Quindi questo modello porta sì che, oltre a essere lo sport praticato di base, porta anche successi a livello olimpico, a livello mondiale. L'abbiamo detto alla prima puntata, facendo vedere quello schema: 27 milioni di praticanti in Germania al CONI, e quindi praticanti nello sport. In Italia abbiamo 7 volte di meno, soltanto 5. 5 a 27, perfetto. Questa qui è la proporzione. Perfetto. Allora, abbiamo già iniziato a dare qualche indizio di cosa succederà la settimana prossima. Approfondiremo meglio questo organismo di unione tra le associazioni e la parte statale. Quindi per ora ringrazio Massimo Finizio, direttore di tuttosanpaoli.com, e da Monaco Stefano Severi, dalla redazione. Grazie mille, ci vediamo la settimana prossima. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera.